Benvenuti cari telespettatori di AndroidWorld.it, oggi è venerdì 11 luglio 2014 e questi sono i soliti 2 minuti. Sì, vabbè dai, ma chi voglio prendere in giro? Tanto non sono mai due. Benvenuti amici di AndroidWorld.it e benvenuto anche a Google perché oggi ce l'ho con te. Iniziamo con Android Wear. Io sono forse uno di quelli che ci credeva di più in questi orologi con Android. I primi modelli, sinceramente, non me ne vogliono LG, non me ne vogliono Samsung, non sono magari il massimo della bellezza. Sono comunque delle buone anteprime, insomma, di quello che potrebbe essere il futuro di Android Wear. Ciò che mi lascia sinceramente un po' perplesso, caro Google, ma non te la prendere, è il fatto che sia tutto interamente in mano tua. Voglio dire, finora Android ha avuto la sua forza anche nella personalizzazione che tanti produttori hanno saputo apportare, mentre questi dispositivi saranno tutti fatti da te, aggiornati da te e non potranno essere personalizzati. Sei proprio davvero 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 sicuro di potertelo permettere? Veniamo ad Android TV, un'altra di quelle cose che personalmente stavo attendendo davvero da molto tempo. Buona l'idea, buono il concept, buona l'interfaccia, buona anche le performance di quello che comunque è il dispositivo per sviluppatori che hai presentato, ma non potevi farcela ad avere in commercio qualcosa di pronto già da adesso. Voglio dire, Google TV risale ad anni fa. La tecnologia che c'è dentro questo box non è certo qualcosa di futuristico e quindi perché dobbiamo aspettare ancora tanti e tanti altri mesi? Android L. Io sono uno di quelli a cui piace, guarda, sarò sincero, mi piacciono anche questi quadratino, cerchio e triangolino che probabilmente non piacciono a nessuno. Mi piace anche il fatto che finalmente hai voluto rilasciare una preview di un tuo sistema operativo, cosa che finora non avevi mai fatto. La cosa che mi lascia un po' perplesso di questa preview è il fatto che cambia tanto l'estetica, ma non hai annunciato nessuna vera killer feature, niente di realmente nuovo. Certo, sotto il cofano c'è tanto, vi invito ad analizzare tutti i nostri approfondimenti in merito, ma manca forse quel qualcosa in più che mi sarei aspettato da Android L, ma sono sicurissimo che in autunno arriverà. Ed infine veniamo ad Android Auto. Anche questa era stata una delle novità un po' annunciate, se devo essere sincero, ma mi ha fatto piacere vedere che è stata poi confermata dai fatti. Lo so che è un po' presto per parlare, lo so che è un po' presto per giudicare. La cosa che davvero mi lascia perplesso di questo Android Auto è che al momento funziona con un solo telefono tramite connessione cablata. Ma dico io, e se ci fossero più telefoni? E se magari volessimo andare nell'auto di un amico e tutti e due volessimo condividere i dati nel nostro smartphone col sistema di bordo? E se per esempio non ci fosse nessuno smartphone, cosa resterebbe di questo Android Auto?